Abbiamo in queste nostre conversazioni parlato spesso della malattia dell'esistenza. Ci siamo chiesti che cos'è una malattia, che cos'è quella sofferenza che a volte colpisce i corpi, a volte colpisce le anime degli individui, a volte colpisce persino i luoghi della nostra vita, a volte colpisce per esempio lo stato di salute dei popoli. La malattia è una parola che si può applicare a tante cose e implica proprio quella condizione di sofferenza in cui individui, popoli, c'è persino chi dice che persino gli dèi si sono ammalati a un certo punto. E in mezzo a questa riflessione sulla malattia dell'esistenza, che a mio modo di vedere è dietro ad ogni malattia, perché se ci si pensa bene, basta un raffreddore, per non parlare di cose peggiori, per cambiare per un momento la tua vita. Avevi un appuntamento, avevi un impegno, avevi un incontro galante, poi improvvisamente ti trovi a letto. Qualche cosa capita. C'è quella che io chiamo una crisi d'esistenza. Poi ci sono malattie terribili che producono una catastrofe d'esistenza. Ma noi tutti siamo affetti, siamo fragili rispetto a una normale crisi d'esistenza, laddove in questa crisi d'esistenza vanno in crisi alcuni parametri fondamentali della vita: il nostro tempo, la nostra capacità di autonomia, la capacità di muoverci come vogliamo, se abbiamo 38 di febbre non ce la facciamo andare in ufficio, la capacità di essere cittadini, perché evidentemente ti chiudi nella tua casa e aspetti che passi. C'è la stessa dimensione del senso stesso della vita quando una malattia diventa più importante. Dunque, la malattia dell'esistenza, a mio modo di vedere, sta nel cuore di tutte le malattie. Allora, il curante che cura il fegato, il cuore, ma anche la psiche, l'apparato psichico, le sue comportamenti, forse deve sapere, deve porsi la domanda di che cosa è fatta la malattia dell'esistenza che viene a essere messa in gioco dietro, come paesaggio sofferente, dietro alle malattie dei corpi e delle anime, eccetera. Nel lessico che possiamo costruire attorno alla sofferenza, a quella malattia dell'esistenza di cui stiamo parlando, vi è una parola che mi sembra importante, è la parola smarrimento. Vuol dire perderla via, smarrirsi, non trovare più punti di riferimento, in qualche modo essere in una sorta di condizione di erranza, senza più riconoscere che c'è stata una casa e ci sarà comunque una casa che ti aspetta. Le condizioni dei malati, immagini qualcuno che ha una grande malattia che lo porterà a decidere, a sopportare l'idea di non più tornare a casa, ma di passare la propria vita in una casa per anziani, per esempio. Qualcuno è andato in ospedale, gli hanno fatto una diagnosi, lui pensa di tornare a casa, perché immagina che si possa trovare un rimedio, ma la sua malattia è così grave, è così degenerativa, è così che in realtà non è più possibile il rientro a casa. Pensate a cosa significa lo smarrimento di quell'uomo. C'è qualche cosa che va ben al di là, che corrode più profondamente ancora della stessa malattia, la sua stessa esistenza. È un uomo che si smarrisce, perso, ma la stessa cosa può valersi su un altro piano parlando di adolescenti o parlando di ragazzi tossicodipendenti. Si potrebbe usare il termine, la categoria dello smarrimento, applicandola a settori psicologici e generazionali diversi. E allora evidentemente in che cosa la cura può intervenire? La cura è qualche cosa che ricostituisce orizzonti, è qualche cosa che ridà in mano, insieme, alleati, il taccuino in cui è scritto la mappa di una vita, una mappa che parte dalla perdita, dallo smarrimento, ma come quando per strada noi incontriamo qualcuno dicendo: dov'è la via tale e tal'altra? Mi sono perso nella foresta della città, mi sono perso. E l'altro, in un gesto di cura, lo possiamo dire così, ti dice: no, vai a destra, poi a sinistra, poi incontro quelli, incontro quell'altro, e così troverai il luogo dove tu vuoi andare. Ecco, la cura appartiene un po' a questo. Appartiene in qualche modo, noi abbiamo sempre detto la terapia è un'altra cosa, la terapia curerà il male di quell'uomo, ma la cura si occuperà di quello smarrimento, di quella possibilità per quel soggetto di trovare casa, anche se quella casa sarà
precaria, sarà non più la casa di prima, sarà una casa diversa, ma sempre in qualche modo gli darai i segnali, gli indizi per cui questa condizione di smarrimento verrà in qualche modo calmierata, guarita forse. Ed è chiaro che anche quando si è di fronte ai mali estremi, c'è un male estremo ancora più estremo che rende ancora più estremo quei mali. E quando tu perdi il senso dell'esistere. E nell'esistere c'è il tema dell'orizzonte, il tema della casa, il tema della comunità, del legame con le tue persone care. C'è il tema del possesso, dell'ultimo possesso, dell'ultimo rapporto che hai con te stesso. E la grande malattia rovina il rapporto che hai con te stesso e che hai con il mondo. La cura è un modo per tentare di ricucire, ritrovare, ridare la mappa di quella strada perduta.